La medicina popolare crea preparati che la fanno uscire fuori la patologia, quindi mi viene da pensare alle erbe che vengono chiamate vescicatori, cioè che creano delle bolle. Queste bolle venivano bucate con delle spine. Quest'acqua che fuoriusciva dalle bolle rappresentava proprio la patologia che usciva dal nostro corpo. La medicina popolare, come fine ultimo, ha la risoluzione del conflitto che ha causato la malattia. Ovviamente la medicina popolare è globale, quindi anche quella sarda. Quella sarda si concentra sulle erbe del posto. Ho trovato tantissime similitudini con la Ayurveda, con la medicina popolare cinese, con quella dei nativi americani. Ci sono tantissime cose simili, magari cambiano le erbe. Le persone che usufruiscono della medicina popolare e quelle che usufruiscono della medicina ufficiale sono persone molto diverse, perché comunque sono convinto che la medicina popolare sia proprio una scelta di vita. C'è chi va sia da uno che dall'altro. Ad esempio, molti medici, nel momento in cui arrivava un paziente che aveva un'ustione importante, magari non riusciva a guarirla, consigliava di andare da un guaritorio, popolare, chiamiamolo così. Secondo me sono molte di più le persone che ricercano la medicina popolare magica, piuttosto che quelli della medicina popolare fisica, ok? Passami il termine. La terra stessa detiene questa cosa, la protegge e la custodisce da sempre, quindi ho proprio visto un collegamento molto profondo tra colori e parti del nostro corpo, oppure colori e stati d'animo. Quindi ho visto ad esempio che tutto ciò che è giallo, che ha a che fare col giallo, è legato alla pelle. Tutto ciò che è rosso, ha a che fare col rosso, è legato al fuoco, quindi alle bruciature, alle infiammazioni, ad esempio. Il viola è legato alla spiritualità, quindi ci sono delle cose che sono scritte, che tutti noi consapiamo. Poi ci sono i guaritori triali, quindi ci sono quelli che hanno il preparato per le bruciature, quello che ha il preparato per la psoriasi, e quindi ognuno ne conserva uno, due, 10, non importa. E poi tutti insieme abbiamo tutto. Nella natura è scritto tutto, e quindi non si potrà mai perdere, si tratta solo di reimparare forse questo alfabeto. Nonna è la memoria storica di questa terra. È una memoria che non può andare persa. Cioè, anche se noi ci mettessimo a far esplodere tutto, non potrà essere persa. Per me, appunto, è questa tradizione, è la forza, è sapere che abbiamo tutto ciò che ci serve e anche di più. Quando ho capito questo, ho detto, siamo arrivati. Ho più racconti di guarigione che in realtà racconti di ricette. I racconti più miracolosi, passami il termine, sono quelli riguardanti le grandi ustioni, calcoli renali e molte patologie della pelle. Ci sono un sacco di riti magici o non che hanno risolto problemi di cuore che magari non si riuscivano a risolvere altrimenti. Molti dei preparati che ho fatto sono nati da un'esperienza mistica, cioè nel senso che mi sono lasciato portare da Susan Tidu, che è proprio il pilastro portante della medicina popolare, che può essere tradotto con la parola il tutto, proprio per dirvi che noi siamo connessi con l'universo e noi conosciamo. E quindi tutto ciò che ho fatto era sì, prendeva lo spunto da racconti di nonna, ma anche mettendoci del mio, questo mio che tu incontri per strada. Quando inizi a passeggiare in campagna, ti accorgi che c'è una connessione, che le piante ti chiamano, che ti chiama l'insettino, che poi è una cosa che nonna racconta, racconta che lei magari osservava l'uccellino che arrivava in quel momento, che era un segno, il soffio di vento, la farfalla, qualsiasi cosa, era un segno che magari poteva raccogliere quella pianta piuttosto che un'altra. L'ho studiato in macchina, come dico a tutti, perché? Perché un giorno mi sono messo a chiacchierare con un'anziana, poi sono salito in macchina, mi sono accorto che non avevo scritto nulla, quindi quando sono tornato a casa ho preso gli appunti, le cose che mi ricordavo, che mi aveva raccontato, e ho capito che la tradizione si tramandava oralmente proprio per questo. E nonna racconta che noi ricordiamo solo quello che siamo pronti a ricevere. E quindi ho continuato così, a girare la Sardegna, a chiacchierare con i nonni e con le nonne, a scrivere solo quando tornavo a casa, in modo tale da marchiare a fuoco quello che ero pronto a ricevere. La medicina
medicina popolare si può studiare solo così, è brutto perché forse mi sto chiudendo, però in realtà volendo far esistere questa cosa sto cercando di aprirla, non di chiuderla. Io credo che per capirla, per comprenderla, bisogna essere un po' come nonna, bisogna essere un po' come questa terra, anzi molto come questa terra. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.